iniziare in questo istante il primo playoff di giornata per accedere alla fase dell'università. Il primo incontro vede di fronte Deportivo La Carogna e Acilla Sminut. Carello viene fermato però, Pasquetti, punta lo stesso Carello che gli ruba il pallone, non c'è fallo, prova a ripartire il last minute, Carello non ha spazio, è costretto a allargarsi, lo punta Tonelli, non abbocca la finta, palla da questa da Daniele, sempre last minute, giro palla con Migliavacca, si accende il match, Migliavacca, date la conclusione, palla in porta, 1-0, clamoroso, e qui un pasticcio di Callero che aveva battezzato il pallone fuori. Colpita a freddo il Deportivo, non se l'aspettava, fatto sta che c'è ancora questa conclusione deviata, è il 2-0 addirittura, la grande conclusione, bellissima la conclusione di Migliavacca, doppietta per lui in due minuti, la macchia porta il pallone, bravo Lucchino, Tonelli da questo a Pasquetti, il capitano, lo slalom, il capitano, il tiro grosso, palla dentro, il 2-1, accorcio le distanze, super Pippo Maltese. Scarica per Pippo Maltese. Pippo Maltese allarga a sinistra per Francesco Lamacchia. Lamacchia viene fermato da Coppola, da Cattaneo. Cattaneo poi vince il contrasto con Tonelli, ma riconquista per la Maltese. Maltese per Pasquetti. Pasquetti il capitano. Sei di finte. Lo scarica a sinistra. La conclusione, palla all'incrocio di bodyguard Lamacchia. 2-2. 18esimo e pareggio. Sì, ma ha vinto, finisce il tempo. E finisce in questo istante il primo tempo. Ricordo il punteggio, last minute 2, Deportivo La Carogna 2. Iniziato qualche istante il secondo tempo del primo playoff di giornata, la novità di questo campionato universitario tra il Deportivo La Carogna e Acilla Sminut. Ricordo il punteggio 2-2 in questo primo tempo, mi ha raggiunto in postazione Francesco De Bernardo. Un po' un primo tempo da gara secca, due squadre che si temono, infatti hanno dato soltanto 5 azioni di cui 4 gol, però un po' a sottolineare chiaramente la partita secca ci si scopre un po' di meno. Rimessa laterale in zona d'attacco del Deportivo con Pasquetti a cercare Tonelli, Tonelli spara la porta, subisce il ritorno di Cattaneo, ancora Pasquetti va fuori a sportellate, la conclusione del capitano, respinta ottimamente qui da Bettini, ma in questo secondo tempo è sempre Deportivo che è in avanti, pallone sull'otto di destra, lo scarico dentro a cercare Maltese, cosa sbaglia da due passi, clamoroso qui la freccia, quindi sempre 2-2, ma Deportivo che sta uscendo, Pasquetti il capitano, ruba palla, viene fermato, prova adesso il last minute, un'azione, serie di finte di Daniele in mezzo a due, la conclusione viene murata, e quindi Pippo Maltese, un dribbling, porta larga tutta a destra per Tonelli, il cross al centro per Pasquetti, non ci arriva, sul pallone Jacopo Lamacchia, un po' strano questa soluzione di mettere uno alto a battere la punizione, il cross al centro per Pippo Maltese, la mette a terra, poi scarica per Tonelli difende ottimamente il pallone, ancora dietro per Buonamici, viene pressato, gli ruba palla in qualche modo Coppola, il pallone che non è uscito, lo scarico avanti, Migliavacca ancora dentro a cercare ancora una volta Carrello, la conclusione all'alto. E qua poteva essere un'azione interessante, è riuscito a conquistare la palla l'avversario, vediamo intanto Jacopo Lamacchia che difende la palla e sinistro e gol del 4-2 per il Deportivo, Jacopo Lamacchia chiude il match, bodyguard al 20esimo praticamente. Gol sbagliato, gol subito, perché in questo caso come nel gol del 3-2 comunque. Migliavacca palla dentro a cercare Coppola, la sponda di testa in centro area e poi Buonamici ancora di testa, appoggia per Callerio, ma finisce in questo momento la partita. Deportivo La Carogna agli Atenei, Acilla Sminut dalla Coppa dell'Università, entrambi fase a gironi. Siamo qui
qui con Mia Vacca per il last minute, partenza a razzo, poi cosa è successo? Siamo partiti bene, abbiamo fatto due gol subito e poi hanno giocato meglio loro. Da 2-0 abbiamo smesso di giocare. L'impressione è che a un certo punto il last minute non avesse più benzina. Sì, sembrava che correva più di noi, non riusciamo più a ripartire, peccato. Adesso comunque c'è modo di farsi nel torneo dell'università dove secondo me potete dire la vostra. Infatti speriamo di arrivare in fondo in questo torneo. Ringraziamo Miglia Vacca e bocca al lupo alla sfida. Con il bomber del Deportivo Bodyguard, la macchia, allora vittoria per 4-2, ma che sofferenza. Sofferenza, una gran sofferenza perché non siamo partiti malissimo e questa è la testimonianza del nostro percorso molto discontinuo quest'anno qui con il campionato universitario, anche il girone abbiamo giocato praticamente tutte le partite malissimo, infatti siamo arrivati ai quarti. L'anno scorso siamo arrivati fra le migliori, quest'anno sicuramente non ci aspettavamo un livello così alto, però questa partita dà sicuramente grande fiducia e speriamo di poter continuare. Questo punto è una difficile, ma non impossibile. Non impossibile. A Civicchia, Scarsenal, Amici di Ciccio sono squadre forti, sì, però il Deportivo Deportivo ha comunque un'anima, l'abbiamo dimostrato l'anno scorso, giocando delle partite mostruose contro squadre che poi hanno fatto benissimo come gli Astemi, e devo dire che dobbiamo metterci grande impegno e sicuramente questo livello non basta per poter andare avanti in questo torneo, dobbiamo metterci molto più impegno. Servono 7 Pasquetti, lo so dire, quello che abbiamo preso per mano oggi. Diciamo che Pasquetti è il vero leader di questa squadra, l'ha dimostrato in tutte queste partite, è sempre venuto a giocare ed è un vero capitano. Ringraziamo allora la macchina. Ciao.